seguo un attimo l'andamento della partita nel commentarla, perché abbiamo aperto bene l'incontro e quello che magari giocando fuori casa una partita così delicata e quant'altro potevamo essere un pochino più precisi, anche se stavamo giocando bene nel primo quarto, qualche errore era, diciamo, non dei nostri, noi ne facciamo più perché magari corriamo in contropiede, cerchiamo di muovere la palla, quelli sono anche errori che fanno parte del nostro gioco, non li chiamerei neanche errori, li chiamerei situazioni della partita. Però in qualche momento di fretta, soprattutto quando Torino ha controbreccato nel secondo quarto, comunque abbiamo acquistato nonostante tutto un piccolo secondo break, quello del 37-30, e quindi la seconda volta bisogna essere attenti, perché alla fine nell'ultimo minuto e mezzo abbiamo mandato negli spogliatoi la squadra con un pochino più di fiducia. In quei momenti lì 3-4 tiri in un minuto sono troppi, abbiamo giocato con un pochino di fretta, mentre giocando in velocità, comunque prendendoci tiri e quant'altro, ci sta bene anche sbagliare, ma sbagliare tiri, sbagliare situazioni, non perdere il pallone. Quello era un piccolo tesoro che dovevamo gestire meglio. Poi si è aperta una partita equilibrata, come doveva essere, siamo andati leggermente avanti, ci hanno recuperato, abbiamo recuperato noi alla fine. Secondo me anche noi siamo stati bravi nel momento del meno 5, molto delicato, con due buone difese, dovevamo un pochino girare meglio la palla per andare dove volevamo, infatti abbiamo segnato poco, bene la difesa di Torino, per carità, assolutamente non tolgo meriti, però dovevamo andare nelle situazioni che volevamo, per Julian Wright, per Pascolo, per Lockett, magari con più movimento di palla, cioè le stesse, con un po' più di circolazione, perché a noi poi questo dà fiducia, perché alla fine prendiamo più rimbalzi, recuperiamo palloni, le nostre caratteristiche sono quelle. Purtroppo non è andata così e abbiamo perso una partita che non riusciamo, insomma in campionato è vero che ultimamente abbiamo perso, ci manca qualcosina per sbloccarci, visto che le partite sono equilibratissime e le partite si stanno alzando di intensità, speriamo di fare l'ultimo passo per portarla anche a casa in termini di risultato. Domande da parte dei colleghi? Sì, sono Giovanni Teppa, Tutto Sport. Ciao. Cioè, senti, quello che mi è sembrato di vedere è una squadra comunque che ogni tanto faceva fatica dal punto di vista mentale, nel senso che probabilmente queste partite infrasettimanali, dai e dai e dai, sicuramente lasciano, per di più la gara anche mercoledì con Milano, insomma, è stata molto intensa e ho visto comunque una squadra che faceva fatica, come dicevi tu, a essere precisa, no? Magari i passaggi sbagliati, il tiro subito dopo 4 secondi, anziché magari avere un po' più di, come dire, pazienza, insomma. Questo mi sembra di vedere una squadra comunque stanca. Sì, no, ma non stanca, è che stanca con la testa, non dici fisicamente. Tu, l'intensità delle partite, ti do del tu, sì. L'intensità delle partite è alta, l'intensità dell'ultima partita è stata alta, però sai, quello ci deve dare esperienza, è proprio per questo che nel momento in cui abbiamo preso 5-6 punti, è chiaro che nel primo tempo lasciano il tempo che trovano i 5-6 punti, si tratta di inerzia, pallino del gioco, non mettere in partita tutti gli avversari o in quel momento difendere meglio quello che è maggiormente dentro la partita. Nel momento in cui prendi il piccolo vantaggio pre-intervallo, quello sì, cioè quello l'intensità delle partite, il numero di partite, tutto quello che stai dicendo ti deve dare l'idea che tieni la palla 10 secondi in più, cioè che vai a fare un tiro leggermente più costruito, con fatica, perché comunque noi non siamo una grande squadra di costruzione, però sbagli un tiro costruito, invece che magari, come dici tu, quel tiro un po' affrettato, quella situazione, perché poi Torino è chiaro che ha fatto due contropiedi lì, non puoi dare a loro questa, non dovevamo dare a loro questa possibilità, perché si tratta anche di fiducia, quindi probabilmente anche giocare a metà campo, probabilmente anche avere un attimo meno di fretta ci avrebbe aiutato mentalmente. Quello non si, non,
la stanchezza, della voglia di non stare tanto a parlare, non, insomma è un argomento che onestamente a marzo con 44 partite fatte mi sembra star lì a trovare, sì è così okay. E basta, non, cioè non lo è, semmai è il fatto di riuscire a non trasformarlo in rush, no? Come si dice, cioè in fretta di fare le cose, ma trasformarlo invece in così, in capacità di essere un po' più attenti in quei momenti lì. Anche perché la forza mentale ci ha permesso di prendere due palle vaganti e un rimbalzo in attacco per stare in pareggio. Se non ce l'hai quella forza lì, hai perso di 6. Quindi poi sull'ultima azione, sai, comunque in 4 secondi una squadra che ha fatto 1 su 9 e un giocatore che non ha mai segnato da 3 stasera, eravamo lì, non era una cattiva difesa, è stato un fallo. Altre domande? Ok, grazie a voi, buonasera, arrivederci.